Allora, buonasera. Comunque, il mondo della public history è quello nel quale, fuori della scuola e fuori dell'accademia di ricerca storica, si hanno le manifestazioni più diverse di riferimenti al passato. Abbiamo interventi da parte di autorità politiche e religiose. Ciò che citava poco prima Antonio a proposito di Stepan Bandera è molto significativo, è uno dei tantissimi esempi. E poi si va avanti appunto con manifestazioni turistiche riferite al passato, con forme di pubblicità che utilizzano riferimenti storici, dibattiti politici, santificazioni. Produzione di francobolli e di monete commemorative, insomma, tutta quella miriade di usi, i più diversi, con gli scopi più diversi della storia che avvengono al di fuori dell'accademia e della scuola, ricadono sotto questo concetto che oggi viene definito, utilizzando il termine inglese, public history, ma che potremmo molto più semplicemente definire usi pubblici della storia, oppure traducendo dall'espressione corrente in Germania, la storia negli spazi pubblici. Di tutti questi usi, i monumenti sono indubbiamente uno di quelli che maggiormente sono suscettibili di un uso didattico. In effetti, la scuola deve costantemente essere attenta a questi usi pubblici, perché gli usi pubblici hanno un grosso impatto nella formazione delle rappresentazioni sociali della storia. Pensate appunto all'impatto che possono avere alcuni film o alcune serie televisive nel costruire l'immagine di Roma antica, dell'Egitto di Cleopatra, ma anche appunto di eventi molto più recenti come le guerre del Novecento. Quindi è necessario portare con una costante attenzione a questi usi pubblici per insegnare agli studenti quali sono le manipolazioni, quali sono gli obiettivi che sottendono questi vari usi. E appunto i monumenti possono essere uno di quelli più frequentemente usati, anche perché poi negli ultimi anni stanno diventando una delle manifestazioni più frequenti di guerre della storia e di guerre della memoria. Io farò adesso un rapido excursus sui casi relativi a quest'ultimo anno, che tutti avete ben presente. Chiaramente un excursus molto rapido perché la quantità di casi è veramente molto grande, ma quello che soprattutto vorrei fare è uscire dai dibattiti politici e ideologici che circondano questi monumenti e suggerire invece un approccio empirico di carattere puramente storico, per capire per quale motivo un monumento ha una sorte diversa da un altro, qual è il significato del contesto nel quale sono stati costruiti e soprattutto qual è il tipo di percezione che coloro che sono intorno a questi monumenti ne hanno. Questo a mio avviso è importante perché una serie di dibattiti, ci tornerò poi verso la fine di questa presentazione, hanno appunto questo carattere ideologico del dover essere, quando invece è molto più importante avere un approccio di tipo critico, storiografico, anche proprio per intervenire quando si rivelasse necessario, come certamente avverrà e avverrà anche in Italia, in questo tipo di dibattiti. Allora, quest'anno è stato caratterizzato dalle proteste del movimento Black Lives Matter dopo l'uccisione di George Floyd il 25 maggio del 2020. E è soprattutto su questo che mi voglio soffermare nella prima parte della presentazione. Tuttavia, la prima diapositiva, il primo caso che vi presento, è di 3 giorni prima dell'uccisione di Floyd del 22 maggio, e anche se ha riferimento al problema della schiavitù e del razzismo, tuttavia è legato a una storia che già va avanti da un po' di tempo, cioè il problema del merito dell'abolizione della schiavitù in Francia nel 1848. Come vedete, il 22 maggio di quest'anno a Fort-de-France in Martinica sono state danneggiate molto gravemente, come vedete, due statue di Victor Schoelcher,
che fu il protagonista dell'abolizione della schiavitù e un protagonista che dovette lottare molto. Non fu facile convincere i deputati francesi ad approvare questa legge. Allora uno si potrà meravigliare, ma per quale ragione proprio nella Martinica dei militanti antirazzisti abbattono le statue di colui che ha fatto abolire la schiavitù? Perché l'idea è proprio questa, cioè in realtà si dice la schiavitù è stata abolita non per concessione di un europeo, bensì a causa delle lotte fatte anche nella Martinica, indubbiamente, dagli schiavi. E poi si rimprovera anche a Chauchat di aver inserito in questo provvedimento, come era indispensabile per ragioni di equilibrio politico, un indennizzo ai proprietari degli schiavi liberati. Dietro questo tipo di intervento c'è però una cosa molto importante che non riguarda soltanto il caso francese, bensì tutto quanto il dibattito sulla schiavitù, cioè diciamo, il dimenticare, tra virgolette, che sono stati proprio gli europei che per primi, e spesso contro la volontà per esempio di molti sovrani africani che vendevano gli schiavi, sono stati i primi ad abolire la schiavitù, prima la tratta e poi la schiavitù. Quindi gli europei non sono soltanto responsabili di una parte di questo fenomeno millenario che è stata la schiavitù, della quale fra l'altro gli europei sono stati anche vittime, pensate appunto a tutti gli europei catturati sulle coste italiane, come sulle coste spagnole, ma anche fino alle coste dell'Islanda, dai pirati barbareschi. Quindi, come dire, un dibattito sulla schiavitù oggi c'è questa, diciamo, dimenticanza, questo strabismo che fa dimenticare quello che è stato invece un merito fondamentale degli europei. Pensate che appunto la schiavitù poi in Africa e in buona parte del mondo islamico è continuata fin avanti nel Novecento. Un altro personaggio probabilmente più famoso di Chauchat, che ha subito gli attacchi in Martinica è la prima moglie di Napoleone Bonaparte, Josephine Beauharnais, che era appunto una creola, figlia di un'importante famiglia martinicana, quindi che aveva anche degli schiavi, e alla quale viene anche rimproverato di aver suggerito a suo marito di ristabilire la schiavitù nel 1802. E quindi, poco tempo dopo l'abbattimento delle squadre di Chauchat, è stata anche definitivamente abbattuta questa statua di Josephine de Beauharnais, che già invece alcuni anni prima era stata semplicemente decapitata. Quindi questo per vedere un po' un contesto coloniale e il tipo di dibattito che viene avanzato intorno al problema dell'abolizione. Passiamo adesso al tema centrale, appunto, gli Stati Uniti. Dopo la uccisione di George Floyd è ripresa l'ondata di vandalizzazione di monumenti dei confederati che già era cominciata alcuni anni prima e che già aveva suscitato una serie di dibattiti, di prese di posizione anche da parte degli storici statunitensi. Qui vedete appunto come è stato imbrattato il monumento Richmond del presidente della Confederazione Jefferson Davis e qui vedete il monumento al grande, famoso generale dei Confederati, Robert Lee. Qui c'è una cosa anche molto interessante dal punto di vista del vandalismo, perché non ci sono soltanto dei graffiti sul plinto, ma sono stati proiettati sulla statua equestre del generale e sul piedistallo la sigla Black Lives Matter e poi il volto di George Floyd. Questo è interessante anche perché in alcuni casi si è proposto appunto di risemantizzare i monumenti, naturalmente di notte, con delle proiezioni. E questo appunto apre tutto un altro discorso, ovvero sia che cosa fare di questi monumenti? Demolirli, rimuoverli semplicemente e portarli in un altro luogo, in un museo, risemantizzarli in qualche modo, per esempio aggiungendo una targa esplicativa della storia del monumento e di colui che rappresenta. Insomma, sono tante di quelle opzioni che molto spesso appunto sono viste soltanto da un punto di vista ideologico. E invece l'esito che poi hanno è dovuto a dei fattori di genere molto diverso che meritano di essere analizzati uno per uno e che
non consento di stabilire una regola certa. Naturalmente sono ritornate anche le polemiche contro Colombo, una storia che dura già da parecchi anni, che non riguarda naturalmente soltanto gli Stati Uniti, bensì tutte quante l'America. Sono state distrutte molte statue di Colombo, per esempio in Venezuela. Qui vedete comunque, sempre nel 2020, una di queste statue che evidentemente era rimasta inosservata, era sopravvissuta alle furie precedenti, che viene appunto imbrattata a Houston, nel Texas, come pure a Miami. E quello che è interessante è che in questo caso viene unita nella scritta che c'è sul piedistallo la lotta dei nativi americani contro l'invasione europea e contro i massacri che vengono appunto attribuiti con qualche forzatura a colui che scoprì l'America, ovvero sia Colombo. Viene aggiunto anche il tipo di contestazione legato a George Floyd, no? E naturalmente c'è anche la falce e il martello, perché Black Lives Matter, che è un movimento molto eterogeneo al suo interno, si definisce anche un movimento marxista, un movimento in cui c'è assolutamente di tutto, compreso la lotta contro l'ageismo, cioè la differenza generazionale, appunto discriminazione nei confronti degli anziani, c'è la lotta contro la famiglia di tipo nucleare europeo, insomma c'è la lotta a favore dei diritti LGBT, insomma c'è un po' di tutto, non soltanto il problema del razzismo e della lotta contro le violenze della polizia. Anche qui però è un elemento interessante, perché mostra come appunto una certa ideologia della vittima tende a fare di tutte erbe un fascio per colpire quello che è considerato invece il privilegio bianco ed europeo e maschile, naturalmente. E insieme alla statua di Colombo è stata vandalizzata, sempre a Miami, anche la statua di Juan Ponce de León, che fu appunto lo scopritore della Florida. Vedete appunto ancora una scritta significativa, a parte Black Lives Matter sulla sinistra, sul plinto Libertà Ya, cioè la libertà adesso. Un altro personaggio, fra l'altro recentemente santificato, che è stato oggetto di proteste e di abbattimenti, è stato Junipero Serra, il quale appunto fondò nell'attuale California una serie di missioni che sono state considerate dei campi di lavoro forzato per gli indigeni. Oltretutto gli viene anche rimproverato il genocidio culturale attraverso appunto la cristianizzazione, un tema anche questo molto vasto. Ma incredibilmente non soltanto personaggi in qualche modo legati alla storia americana sono stati oggetto di contestazione, bensì anche Luigi Nono, famoso Luigi Nono il Santo, che condusse due fallimentari crociate e anche perseguitò, ma insomma a quei tempi non era una cosa così rara, gli ebrei. Nella città che prende il suo nome, nel Missouri, St. Louis, c'è un monumento a Luigi Nono, che appunto è stato oggetto di forti contestazioni. Qui vedete a sinistra un sostenitore della figura di Luigi Nono e a destra invece un contestatore, appunto per essere stato anti-islamico con la crociata e antisemita. È stato interessante, qui vedete un contrasto piuttosto pacifico, ci sono scene che mostrano invece delle scazzottate piuttosto energiche, e comunque è interessante il fatto che ci sono state appunto anche, come vedete, i difensori che hanno pregato, da adesso sembra anche giusto, essendo stato santificato dalla Chiesa Cattolica, che dei religiosi cattolici dicano il rosario in forma di espiazione per le violenze e gli insulti subiti da Luigi Nono. E il discorso poi però si è esteso e qui ha cominciato a creare sempre più critiche anche ai padri fondatori dell'America, Washington e poi vedrete Jefferson, i quali, qui un altro, questo è l'arco trionfale di New York, e qui appunto l'abbattimento della statua di Jefferson a Portland in Oregon, dove vedete ancora una volta slave owner, no? Effettivamente sia Washington che Jefferson sono stati proprietari di schiavi, ma sono stati anche molto impegnati nel combattere sia la tratta sia la schiavitù. Washington poi liberò
nel suo testamento tutti i suoi schiavi. Per Jefferson le cose furono molto più complicate per ragioni di tipo economico, però entrambi, e questo mostra anche la complessità di questi fenomeni, come anche nel caso di Schœlcher, pur essendo all'interno di un sistema che avevano ereditato, cercarono in maniera più o meno efficace, ma comunque significativa, di superarlo. Ma ancora una volta, naturalmente, tutto l'abolizionismo viene o ignorato o squalificato, perché invece quello che conta è che il fatto che gli europei sono stati coinvolti nella schiavitù e nella tratta degli schiavi. Ma non è finita, perché questa generalizzazione della lotta a favore delle vittime ha coinvolto un personaggio che potrebbe essere, diciamo, abbastanza sorprendente, cioè Gandhi. Qui vedete che è stata vandalizzata la statua di Gandhi davanti all'ambasciata indiana di Washington, che naturalmente ha suscitato le ire del governo indiano, e Gandhi è stato accusato di essere un razzista per le sue prese di posizione nei confronti dei neri quando si trovava in Sudafrica, un sostenitore del sistema delle caste, in particolare appunto un personaggio certamente di rilievo, certamente importante, come Arundhati Roy, questa scrittrice, lo ha accusato di essere stato un sostenitore del razzismo. È stato accusato di stupro per i rapporti non ben definiti con le sue due giovani nipoti, tant'è vero che appunto anche la comunità Sikh negli Stati Uniti ha partecipato alle manifestazioni contro le statue di Gandhi, e dagli Stati Uniti la critica contro Gandhi si è estesa in Ghana, per esempio, oppure ad Amsterdam, dove vedete appunto un'altra statua di Gandhi vandalizzata. Qui vedete in basso le prime parole di racist. Continuando ad andare verso l'Europa, dove comunque c'era già un forte movimento di tipo antirazzista, è stato appunto vandalizzato anche il monumento di Winston Churchill, che indubbiamente ha avuto dei propositi di carattere razzista. Come vedete, basta un elemento negativo, basta in qualche momento aver espresso propositi più o meno razzisti, questo, oppure essere stati in qualche modo immischiati nella tratta degli schiavi, per definire completamente un personaggio storico e squalificare tutti gli altri suoi aspetti. Indubbiamente i propositi razzisti di Churchill sono una parte molto poco significativa di tutta la sua azione politica, ed è per la sua azione politica naturalmente che è stato eretto questo monumento. A Bristol, fra l'altro, c'era una lunga polemica da tempo contro Colston. Colston è stato un grande imprenditore seicentesco, che poi ha, Bristol naturalmente era un grosso centro di traffico degli schiavi, e molte delle fortune delle famiglie di Bristol si sono fondate sullo schiavismo. Colston in realtà non è stato esattamente uno schiavista, lui è stato parte per un certo periodo di una società che si occupava anche dei traffici degli schiavi, insomma i suoi soldi li ha fatti in tanti altri modi. Buona parte di questi soldi lui li ha utilizzati per opere a favore della città, fare da concerto e così via, il motivo per cui appunto la città gli è stata riconoscente, gli ha eretto questo monumento. Ma il fatto che lui in qualche modo sia stato implicato in un traffico nel quale appunto, tra l'altro, allora tutti quanti, e non soltanto gli europei, protagonisti, ha fatto sì che la sua statua venisse abbattuta e gettata, come vedete, in un canale. E poi si è riaperto il discorso su Cecil Rhodes, il grande colonialista inglese, che fra l'altro fatto dei lasciti di grande importanza all'Università di Oxford. Ancora oggi molte borse di studio sono intitolate a lui, perché appunto pagate dai proventi del suo lascito. Il movimento Road Must Fall, Road deve cadere, la sua statua deve cadere, è partito da Sudafrica già da qualche anno, si è diffuso, la discussione chiaramente è arrivata anche in Gran Bretagna. Per ora la statua sta lì, nel senso che il consiglio dell'università ha deciso che dovrà essere rimossa, ma
le modalità e il luogo dove verrà trasportata verranno decise nei prossimi mesi. In Gran Bretagna, fra l'altro, si sta muovendo dal basso questa iniziativa, Top All Racist, butta giù il razzista, potete trovare online i vari luoghi che qui vedete indicati, dove ci sono o statue o targhe riferite a uomini in qualche modo implicati con la tratta degli schiavi o anche il nome di certe strade. Se voi cliccate su di esse, vedete che si spiega sommariamente perché va demolita quella statua o eliminata quella targa. E qui presentato quella di Cook, al quale normalmente, per quello che ne sappiamo, soprattutto un esploratore, che fra l'altro venne ucciso da alcuni indigeni, però appunto qui si sottolinea soltanto il fatto, e insiste su questo soltanto, cioè il fatto che solo una parte dell'esperienza di queste persone viene considerata significativa, dimenticando tutto il resto, perché appunto occupò delle terre in Nuova Zelanda in nome del colonialismo e uccise dei Maori in corso di questa operazione. In realtà contro Cook già da tempo in Australia e Nuova Zelanda ci sono delle iniziative, in particolare da parte degli indigeni. Vedete per esempio questa città della Nuova Zelanda l'anno scorso venne appunto fatto questo graffito sulla statua di Cook, no? Questa è la nostra terra, ladro dei Pakeha, cioè dei Maori, i quali peraltro non erano del tutto innocenti, perché normalmente si dimentica il fatto che i Maori a loro volta sterminarono la popolazione delle isole Chatham lì vicino. Comunque, e qui vedete iniziativa simile a Sydney l'anno precedente, No Pride in Genocide, e Change the Date, cioè cambiate la data di fondazione dell'Australia, che appunto è collegata. Ci sono poi a volte in questo diciamo entusiasmo iconoclasta delle cose che proprio non si capiscono. Qui vedete il monumento a Robert Bruce, grande re scozzese, il grande re dell'indipendenza scozzese contro gli inglesi durante il XIII e XIV secolo, che si trova nel luogo della battaglia di Bannockburn, che fu appunto la battaglia finale della sua lotta per l'indipendenza, e dice: abbattete la statua perché è razzista. Non si è capito chi l'abbia fatta, l'iniziativa non è stata rivendicata. E nessuno ha capito per quale ragione, perché a quei tempi non c'erano ebrei in Scozia, quindi non si può attribuire antisemitismo. Non c'erano schiavi, quindi non si capisce. Evidentemente qualcuno, così preso dall'entusiasmo, comunque è un re, vabbè, sicuramente ha fatto qualcosa di male, quindi buttiamola lì e mettiamoci Black Lives Matter. Però questa non è semplicemente una battuta denigratoria. Questo mostra anche come in tutte queste operazioni si vada avanti in maniera piuttosto, come dire, entusiastica, senza riflettere sul piano storico, ed è forse questo uno degli elementi fondamentali che dovrebbe essere oggetto delle nostre lezioni. Un'altra cosa molto curiosa, che non si capisce bene come sia venuta fuori, è questa storia di Costantino. A un certo punto comincia a girare, anche ripresa dalla stampa spagnola, l'idea che si voleva abbattere la statua di Costantino lì fuori della cattedrale di York, perché lui fu appunto incoronato lì imperatore, perché non avrebbe instaurato, poi insomma una cosa un po' discutibile, ma insomma instaurato il cristianesimo, ma non aveva abolito la schiavitù. Immediatamente, come vedete, la chiesa di York dice che non è vero, che non ha ricevuto lettere di minaccia nei confronti di questa statua, ma che comunque, e questa è la cosa molto significativa, la chiesa inglese comincerà a rivedere tutto il problema legato ai propri monumenti. Quindi non si tratta più soltanto di iniziative dal basso, ma di iniziative, diciamo, di autocoscienza che partono dall'alto,
o sotto ricatto, o invece per un'effettiva voglia di pulire le colpe del passato, e quindi i due fenomeni si stanno incontrando. C'è stato un caso molto divertente di un albergo di Dublino che aveva, o ha ancora, veramente non lo so quali sono gli ultimi sviluppi, alcune statue di due donne africane, di due donne egiziane fuori dalla propria porta, state dell'Ottocento, molto belle, che sono state considerate statue di schiavi, quando invece non è vero per niente, ma i proprietari dell'albergo per sicurezza le hanno rimosse. Dopodiché il comune ha detto: no, guardate, questo è un monumento storico, questo vostro albergo, non vi potete permettere, soprattutto avete preso una cantonata fondamentale perché queste statue non rappresentano degli schiavi. Però appunto basta che in qualche modo ci sia un possibile riferimento. E poi anche il caso di Voltaire, accusato appunto di essere razzista e schiavista, perché pare che abbia avuto una partecipazione azionaria in una società che aveva anche delle navi negriere. La cosa è piuttosto confusa, non si capisce neanche bene se si sia trattato di un falso ottocentesco. Comunque, indubbiamente, ignorare tutta la posizione di Voltaire e degli altri illuministi, del loro impegno contro la schiavitù, significa appunto voler semplicemente colpire un bersaglio magari appunto considerato caro ai bianchi europei, invece di riflettere sulla complessità del fenomeno dell'abolizione. Diverso invece il discorso su Leopoldo II, che indubbiamente è responsabile di crimini feroci nel Congo quando era praticamente sua proprietà personale. Quindi, come vedete, insomma, i casi sono tutti abbastanza diversi. Bene, dopo questo excursus vorrei introdurre un caso abbastanza significativo, a mio avviso, proprio per riflettere sul fatto che i monumenti non vanno guardati con occhio ideologico, ma vanno capiti nel loro contesto. Quindi, più che condannarli o esaltarli, bisogna contestualizzarli e eventualmente risemantizzarli. Dunque, Schwerin è una città a circa 2 ore a nord di Auto da Berlino, capitale del Mecklenburg-Vorpommern, rifondata da Enrico il Leone alla fine del XII secolo. Caratteristico è soprattutto questo castello che vedete qui nella sua versione ottocentesca, che è il motivo per cui tutti quanti, me compreso, sono andato a visitarla. Ma visitato il castello, vado sulla piazza centrale e mi trovo di fronte a questo monumento dedicato appunto al fondatore della città, Enrico il Leone, che era cugino e rivale di Federico Barbarossa. È un monumento un po' inconsueto. Dunque, intanto il famoso leone, che è appunto il simbolo del sovrano, ha un'aria piuttosto farisonico e aggressivo lì sul piedistallo, ma soprattutto questi pannelli laterali. Allora, qui per esempio, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, è il pannello che racconta una leggenda, cioè l'omaggio dei sederi, che viene fatto dagli abitanti di una città che è Bardovic, quando appunto Enrico il Leone passava di lì e gli rifiutarono l'ingresso. Ora, gli abitanti di Bardovic erano indubbiamente, c'erano abbastanza con Enrico il Leone, perché lui aveva favorito soprattutto lo sviluppo economico della città rivale di Lubecca. E in effetti Bardovic poi perse completamente importanza. Che però gli abitanti, invece di rendergli l'omaggio dovuto a un sovrano, abbiano esposto le natiche nude al suo passaggio, è una invenzione medievale. Poi ci sono altri due pannelli, come vedete questo, che rappresenta la guerra fatta da Enrico il Leone contro gli abitanti del luogo, che erano slavi, e poi appunto lo si vede qui, che a cavallo entra, diciamo, in un campo passando su teschi e ossa di nemici sconfitti, che appunto vogliono diciamo, mostrare al tempo stesso questo re sbeffeggiato dagli abitanti di Bardovic, che poi invece feroce massacratore, quando invece poi ciò che sappiamo delle guerre che lui condusse contro gli abitanti slavi della zona non parlano di questo tipo di massacri. E uno si chiede: ma da dove viene fuori questo monumento?
è possibile che all'interno di una città tedesca ci sia un monumento che sbeffeggia in maniera così pesante e accusa in maniera così pesante il suo fondatore. La storia è estremamente divertente perché questo monumento venne eretto nel 1995, appunto nell'800 anniversario della morte di Enrico il Leone, e fu una specie di colpo di mano del borgomastro, di una parte del Consiglio Comunale e della Deutsche Bank che lo finanziò. Questa storia è molto complicata perché poi crea una serie di tensioni. E affidò a questo famoso, anche se forse in Italia è ignoto, artista tedesco Peter Lemke, famoso per le sue rappresentazioni, per i suoi monumenti molto provocatori, spesso oltre i limiti dell'oscenità, che si trovano praticamente in tutta la Germania, compresa Berlino, affidò appunto questo monumento, sapendo bene che il monumento non sarebbe certo stato elogiativo. Per darvi un'idea di questo Peter Lenk, vi mostro il monumento che si trova sul porto di Costanza, sul lago omonimo, che appunto gli era stato commissionato dalle ferrovie tedesche per celebrare l'anniversario del concilio famoso del 400. E qui si vede, lui si è ispirato a una novella di Balzac, appunto La Bella Imperia, in cui si narra di questa bella prostituta che si prende gioco dei principi e dei cardinali. E qui vedete appunto Imperia che tiene in mano nudi l'imperatore Sigismondo e il nuovo papa Martino V. Ma ancora più divertente è questo monumento che si trova nella vicina Ludwigshafen, che si chiama appunto l'eredità di Ludovico, questo sovrano che vedete al centro, che è appunto il fondatore di questa città, che vuole appunto raccontare la storia politica della città e della Germania. In un pannello lì sulla destra vedete appunto chiaramente nudi, no? Perché l'oscenità è molto cara a Lenke. Questi personaggi che nuotano nelle monete un po' come i Paperon dei Paperoni, ma soprattutto è questo quello che può colpire. Cioè i global players sono cinque politici tedeschi, fra cui riconoscerete Schröder, la Merkel e Westerwelle, in una chiara orgia. Ora immaginatevi se in Italia sarebbe possibile fare un monumento di questo genere. C'è sempre stato un po' di controversia in Germania intorno a questi monumenti, ma per un motivo o per l'altro, perché magari erano stati commissionati da privati e così via, li hanno lasciati e anzi adesso sono ben contenti di averli perché sono fra le maggiori attrazioni turistiche di queste città. Allora, potremmo naturalmente riflettere anche su questo aspetto della cultura politica tedesca che appunto forse è poco presente nell'immaginario che sia del tedesco serioso. Comunque, ritorniamo a Schwerin. Non tutti la presero bene, in particolare appunto un gruppo di conservatori legati anche al Duomo di Schwerin, che quindi fecero fare una copia del famoso leone già fuso ai tempi di Enrico il Leone, con poi il suo simbolo, una copia di questo monumento che vedete qui nella città di Braunschweig, che era la sede appunto di Enrico il Leone davanti alla ricostruzione del castello Enrico il Leone, e quindi lo fecero mettere appunto pochi mesi dopo davanti alla cattedrale, indubbiamente però su una piazzetta un po' defilata rispetto alla piazza del mercato, e ci fecero poi mettere questa targa in cui appunto ricordavano la fondazione fatta da Enrico il Leone. Quindi insomma, una delle soluzioni, no? Tu fai un monumento che non mi piace e io faccio un monumento che piace a me contro il tuo. Tenendo sempre presente che c'è una certa differenza dal punto di vista della collocazione. Ma Schwerin è molto interessante per un altro motivo. Perché è l'unica città tedesca dove c'è ancora un monumento a Lenin. Sapete che appunto dopo il crollo del muro di Berlino, i monumenti di Lenin, così come in altri paesi orientali sono stati demoliti e qui però invece c'è ancora il monumento a Lenin. Come mai? Anche qui la storia è molto interessante. Fra l'altro, quello che è interessante è che alla votazione finale pro o contro il monumento passò per due voti soltanto, 19 a 21. Quindi, ancora una volta, un
un problema di potere, un problema di rapporto di forze, sarebbe bastato poco perché questo monumento non esistesse. Venne però deciso appunto di risemantizzarlo con una lapide che sta ai piedi di Lenin, che adesso vi mostrerò, che è una delle soluzioni, anche la soluzione preferita da molti che non sono scalmanati in questi dibattiti sui monumenti, cioè mettiamoci un pannello esplicativo in cui il monumento diventa anche oggetto di riflessione storiografica, quindi sarebbe, se volete, la cosa più interessante, no? Piuttosto che abbattere un monumento che cancella anche un pezzo di storia negativa, meglio lasciarlo con una contestualizzazione che fa riflettere il passante sulla storia che c'è dietro. Solo che questo monumento, questa placca, che venne appunto ampiamente discussa a livello del Consiglio Comunale, una specie appunto di progetto di legge in cui si aggiungeva una parola, se ne toglieva un'altra, è anche però abbastanza discutibile, e questo magari va anche bene, perché appunto sostanzialmente di Lenin vengono messi in luce soprattutto i crimini, no? A un certo punto si dice la dittatura di Lenin preparò la strada al terrore comunista del XX secolo che ha prodotto milioni di vittime, che sembra mettere in collegamento Lenin con Pol Pot, che insomma non mi sembra molto, molto giustificato. Poi appunto comincia appunto col dire che fu il capo dei bolscevichi nella rivoluzione del 17 e fondatore dell'Unione Sovietica. Gli si attribuisce col decreto sulla pace la fine della guerra per la Russia, ma poi però dice che condusse una guerra civile contro grande parte del suo stesso popolo. Beh, forse la guerra civile la facevano tutti quanti, la facevano pure Wrangel, Denikin, non soltanto i rossi, no? Insomma, è una scritta, adesso non sto a leggervela tutta perché il tempo corre, ma chiaramente è problematica anch'essa. Però probabilmente è impossibile trovare una formulazione, soprattutto in poche righe, che soddisfi soprattutto gli storici più esperti, però comunque questa è indubbiamente una soluzione molto interessante nei confronti di un monumento, piuttosto che l'abbattimento o la rimozione. Naturalmente c'è sempre qualcuno che non è d'accordo, di tanto in tanto la imbrattano, poi la si ripulisce e si va avanti. Come sapete appunto però, altre statue di Lenin, ricordate fra l'altro il famoso film No Goodbye Lenin, sono state eliminate, questo appunto a Berlino, in quella che oggi è Piazza delle Nazioni Unite. Naturalmente non tutti erano d'accordo, come vedete ci furono delle forti iniziative popolari perché la statua rimanesse, e anche lì, a forza di votazione, alla fine le cose andarono in un senso piuttosto che in un altro. Ma sarebbe stato possibile che anche questa statua rimanesse se le votazioni, se il referendum fosse andato in un senso diverso. E allora quindi magari staremmo adesso a fare chissà quali altri commenti sul fatto che in una delle piazze principali di Berlin-Mitte c'è ancora la statua di Lenin. E, fra l'altro poi i pezzi della statua furono interrati, ma poi è stata ritirata fuori la testa ed è stata esposta in un museo a Spandau, dove ci sono altri monumenti variamente danneggiati dalla guerra che non sono stati poi più reinstallati. Poi ci sono altri monumenti che creano problemi, tutti i monumenti ai soldati sovietici. Questo per esempio è il Trattova Park di Berlino, che appunto ha alla fine una colossale statua, e qui c'è un altro monumento proprio nel centro di Berlino, vicino alla porta di Brandeburgo, che anch'esso commemora la vittoria dei sovietici e le perdite che loro hanno avuto nella battaglia di Berlino. E di questi monumenti in Europa orientale ormai non se ne vedono più. Come mai ci sono in Germania? In Germania ci sono anche perché nel 92 il governo tedesco firmò un trattato con la Russia secondo il quale si prendeva carico del mantenimento di tutti i cimiteri di guerra sovietici sul proprio territorio, e dato che tutti questi monumenti sono anche luogo di sepoltura, numero più o meno grande, ma sempre consistente, di soldati sovietici, non si possono toccare. Però capite bene che, tenendo presente anche le violenze che hanno fatto i soldati sovietici durante l'occupazione di Berlino, un monumento del genere può creare qualche problema. Qualche problema in realtà lo creò questo carro armato. In realtà ci sono due carri armati che parteciparono alla battaglia di Berlino e che si trovano
all'ingresso del monumento, la foto adesso non mi consentiva di farveli vedere, e quando c'è stata l'occupazione della Crimea, pochi anni fa, ci fu un'iniziativa mossa soprattutto dai giornali legati a Springer per eliminare perlomeno i carri armati, perché si diceva che questi sono un simbolo dell'imperialismo russo, allora sovietico, però poi i carri armati sono rimasti perché si è detto, insomma, non puoi fare un parallelo fra la seconda guerra mondiale e l'invasione della Crimea. Però, come vedete, le polemiche ci sono di continuo e poi le polemiche hanno un esito o l'altro a seconda di una serie di complessi rapporti di forza. Qui vedete invece che a Tallinn nel 2007, ancorché ci fossero delle tombe sotto questo monumento nel centro della città, il monumento è stato sfregiato ed è stato poi rimosso e le tombe sono state spostate in un cimitero. Quindi, come vedete, la stessa cosa, cioè il monumento sepolcrale del soldato sovietico, ha un esito completamente diverso in Germania orientale, Germania oggi, e in tutti i paesi dell'Europa orientale. Ecco, adesso mi avvio alla fine e vorrei affrontare il discorso che riguarda l'Italia, che venne fra l'altro riattizzato, ma solo riattizzato, da un articolo piuttosto, diciamo, superficiale, dall'argomentare alquanto erratico, di Ruth Benghiate, che si diceva come mai ci sono tanti monumenti fascisti in Italia, e pensava che in qualche modo questi monumenti favorissero quello che lei ritiene essere il ritorno del fascismo in Italia. Insomma, era un'argomentazione che si sarebbe potuta sviluppare molto meglio. Questo comunque è l'obiettivo, come dire, più evidente di queste polemiche, no? Appunto, anche l'ex presidente della Camera Boldrini, l'Ampi, hanno chiesto che perlomeno, se non abbattuto, si cancellasse la scritta Mussolini Dux. E una delle argomentazioni, appunto, che tirava fuori la Benghiate è che questi monumenti, come dire, sono un luogo di incontro di neofascisti e che quindi fanno, come dire, fomentano questo spirito. E poi c'è il solito vecchio discorso, che è molto caro agli stranieri, sul fatto che appunto gli italiani non hanno fatto mai i conti col fascismo, dimenticando per esempio che l'Italia ha avuto il più importante partito comunista dell'Occidente, quindi insomma, no? E dimenticando anche gli effetti di un certo tipo di educazione scolastica, che mi sembra invece andare normalmente in senso del tutto diverso. Ma insomma, gli stranieri che indubbiamente arrivano, come tutti gli stranieri, no? Con un certo paradigma in testa, non sono capaci di leggere la realtà italiana, dove tutti questi monumenti sono stati tranquillamente, dato che non era chiaramente possibile, pensabile distruggerli tutti, no? Perché molti possono degli edifici molto importanti, pensate al Colosseo Quadrato di Roma, no? Altro obiettivo della Benghiate. La cosa fondamentale è vedere come vengono percepiti, se effettivamente sono un luogo di esaltazione, di adunanza politica. Per esempio, a Roma nessuno va a fare manifestazioni sotto questo monumento. Sta lì, davanti allo Stadio Olimpico, così come poi ci sono, subito dopo, andando verso lo stadio, una serie di altri monumenti fascisti che vengono tranquillamente ignorati. E qui è il punto fondamentale, ovvero sia il significato e quindi l'esito, la storia di un monumento va strettamente collegato sia alle sue caratteristiche, ma anche e soprattutto alla percezione e alla funzione che ne hanno e ne danno coloro che vivono in quella zona. Il monumento di Mussolini a Roma è assolutamente ignorato, così come è ignorato il significato fascista dell'euro e così via. Non è così però a Bolzano. Questo è il monumento alla vittoria, dove vedete appunto che le colonne sono in realtà dei fasci. Monumento che è stato costantemente, ovviamente, data la regione, oggetto di conflitto fra la comunità germanofona e la parte di destra della comunità italiana, stati fatti attentati e così via. Allora, di fronte a un monumento di questo genere, che è effettivamente controverso e non tranquillamente ignorato come i monumenti di Roma, di Forlì e così via, è stato corretto, è stato giusto risemantizzarlo. Vedete, lì c'è un anello
un triplice anello con una scritta che rimanda a una mostra che è stata fatta nei sotterranei del monumento Bolzano 1845, che spiega appunto la storia del monumento, della italianizzazione forzata della comunità germanofona e così via. C'è un altro monumento a Bolzano, l'ex Casa del Fascio, oggi Palazzo degli Uffici Finanziari, anche lì molto controverso perché c'è questo grande bassorilievo dove c'è Mussolini a cavallo e c'è appunto sotto Mussolini, la scritta credo obbedire e combattere. Di bassorilievi fascisti ce ne sono un sacco, pure all'Euro, bisogna saperli andare a cercare perché lo so, così palesi come questo, e anche lì un sacco di polemiche. Comunque è chiaro che Bolzano non è Roma, e di questo va tenuto presente, senza appunto approcci ideologici, ma con approcci puramente pratici. La soluzione che è stata trovata invece della demolizione, secondo me è una soluzione molto interessante, ovvero sia questa scritta che si accende la notte in tre lingue, le tre lingue della regione, nessuno ha il diritto di obbedire, a una vecchia frase di Hannah Arendt, forse anche un po' troppo invasiva, però diciamo comunque non impatta, non danneggia il bassorilievo, e comunque di giorno, come vedete, insomma, non crea problemi dal punto di vista estetico. Ecco, questa era la mia ultima diapositiva, e appunto vorrei riprendere ciò che vi avevo detto all'inizio. I monumenti sono certamente sempre un argomento estremamente interessante, sia per parlare di storia, pensate al caso di Schœlcher, e quindi che cosa è stato effettivamente l'abolizionismo, indipendentemente dalle forzature polemiche che ne vogliono fare i militanti del Black Lives Matter, ignorando completamente il ruolo fondamentale degli europei nell'abolizione della schiavitù. Sono anche molto interessanti perché danno la possibilità di discutere sugli usi pubblici, sulle manipolazioni, sulle forzature che vengono fatte del passato, e che normalmente è proprio nei monumenti che trovano un obiettivo molto visibile, e poi soprattutto per uscire da questi condizionamenti ideologici del dover essere il monumento fascista, il monumento comunista, lo schiavista, Washington era proprietario di schiavi e così via, e capire soprattutto che la sorte dei monumenti è legata a un insieme di fattori che vanno osservati invece che essere osservati dall'esterno, come fanno appunto tanti soprattutto osservatori stranieri, molti dei quali appunto essendo amici miei e storici, io ho in genere portato in giro sempre per visitare le tracce del fascismo a Roma, devo dire, trovando a volte appunto delle espressioni scandalizzate, invece a volte esattamente lo stesso mio atteggiamento, di uno sguardo completamente storicizzato che si rende conto che non basta guardare un monumento fascista o un monumento alieni per diventare fascisti o comunisti. Grazie.